Salve, benvenuti a questo tutorial dove cercherò di spiegare un po' come creare una figura come questa utilizzando la modularità. Modularità significa utilizzare delle figure, sempre quelle o variazioni, diciamo con multipli di queste figure, per creare appunto delle immagini in cui queste vengono messe ripetutamente a formare appunto un percorso, una figura. Come vedete qui ho già preparato alcuni livelli, qui è il livello immagine dove è messa l'immagine di riferimento, qui è il livello moduli dove creo e conservo per anche il proseguo del lavoro i moduli che mi servono, questo è lo spazio vero e proprio di lavoro e qui invece è il livello delle variazioni che ho messo in fondo, io ho già preparato un qualcosa che potrebbe essere la variazione al tema proprio sulla base utilizzando dei moduli. Allora, innanzitutto vediamo un attimino di partire con una considerazione. Che cos'è in questo caso il modulo? Come vediamo, questa figura ha una serie di alternanze di pieni e di vuoti, pieni e vuoti, e sono alla medesima distanza. Supponiamo che sia 3 mm, in questo caso è arbitraria la nostra decisione, quindi mettiamo la figura qui in millimetri, ancora meglio se la settiamo nelle proprietà del documento millimetri e creiamo anche una griglia che ci possa aiutare in questa determinazione. Allora utilizziamo una griglia che è rettangolare, nuova, abilitata, visibile, aggancia solo a linee visibili a griglia, per comodità la facciamo in modo puntiforme, qui magari il blu chiaro sul blu scuro non si vede benissimo, quindi possiamo cambiare di colore, colore linea principale della griglia la mettiamo rossa, si vede meglio, chiudiamo. La griglia abbiamo detto deve essere di 3 mm, 3 mm qui, 3 mm qua. Abbiamo quindi creato la nostra griglia di riferimento. Possiamo chiudere le proprietà del documento, diminuire un pochino questo spazio e vedere che abbiamo la griglia a disposizione. Eventualmente sblocchiamo il livello immagine e riduciamo un pochino in modo che effettivamente la figura rientri più o meno in questa griglia, eccola qua, quindi questa distanza. Va bene, non è un problema questo perché noi ingrandiamo la visualizzazione, abbiamo rimpicciolito l'immagine di riferimento, ma la visualizzazione rimane invariata, anzi magari spostiamola anche un pochino in modo da farla coincidere con un punto di inizio. Allora, questa è la nostra immagine, si diceva, i nostri moduli quindi avranno un'altezza di 3 mm quando saranno in orizzontale, 3 mm per multipli di 3 mm e una larghezza di 3 mm con multipli di 3 mm per l'altezza. Cominciamo subito a disegnare, sblocchiamo il livello moduli e vediamo che qui possiamo andare avanti a rettangoli. Intanto iniziamo con questi. Creiamo il nostro rettangolo, un rettangolo con rettangolo rosso praticamente, lo facciamo subito. Ah, e ovviamente però dobbiamo attivare anche gli snap, gli agganci alla griglia. Aggancia la griglia, inizialmente lo facciamo con un aggancia ai nodi angolari e facciamo il nostro facciamo il nostro primo rettangolo che ovviamente non viene rosso perché c'è una trasparenza in atto, la togliamo facendo scorrere l'alpha channel verso il 100%, chiudiamo pure la finestra che non ci serve più e stiamo attenti che qui ci sono degli arrotondamenti negli spigoli, quindi li azzeriamo e quindi questo è il nostro primo elemento. Continuiamo a porle gli altri in orizzontale o in verticale, tutti gli elementi rettangolari, e per far questo
utilizziamo anche i riferimenti ai riquadri di selezione, cioè le linee tratteggiate, ci possono fare copie. Allora con Ctrl D facciamo il duplicato e vediamo, lo mettiamo qui. In questo caso lo riduciamo ed ecco qua. Continuiamo, potrebbe essere utile anche qui probabilmente, anche se ecco, bisogna stare attenti che sia sulla griglia. Questo ne facciamo ops, un duplicato, Ctrl D, lo ruotiamo di 90 gradi, lo mettiamo in posizione anche sovrapposta, non è un problema, e lo scorciamo alla griglia. Qui la figura mi è venuta un pochino più grande, quindi la scorcio un po', eccolo qua, adesso va meglio. Infatti anche qui non mi ero accorto che debordavo, quindi ce la faccio coincidere con la griglia. Quindi questo è un duplicato, lo facciamo coincidere, come vedete angolo del riquadro, intersezione della griglia, l'angolo del riquadro è questo, intersezione della griglia. La facciamo, la aumentiamo anche qui e dopo aver aggiunto anche questo riquadro, eccoci qua, il nostro, no, ovviamente manca il rettangolo più importante che è questo qua, lo mettiamo qui. Attenzione ad avere, quando si hanno troppi snap attivati si agganciano in modo abbastanza selvaggio, quindi bisogna stare un pochino attenti. Diciamo che noi abbiamo i nostri moduli pronti, sono dei rettangoli e ce li teniamo. E abbiamo poi da fare queste curve. E queste curve naturalmente sono anche se il loro diametro è multiplo di 3, quindi abbiamo 3, 6, 9, questo più o meno è il centro probabilmente. Comunque abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moduli, quindi l'intero diametro sarà di 21. Quindi noi facciamo qui magari un cerchio, eccolo qua, facciamo che sia un cerchio, e lo facciamo di 21 dopo aver cliccato qui per bloccare le dimensioni di larghezza e altezza, in modo che va a variare di una, vari anche l'altra. Eccola qua. Attiviamo lo snap al centro, in modo che ecco, avere un centro possa essere utile, e dobbiamo sottrarre alcuni vuoti. In questo caso dobbiamo sottrarre una circonferenza che sia di diametro 3, anzi di raggio, in questo caso 3 mm più piccola, quindi diametro 6 mm più piccolo. Facciamo quindi un altro cerchio, lo mettiamo qui nel mezzo, con Ctrl Shift facciamo in mezzo, gli diamo anche un altro colore, ecco, ovviamente è questo qui. Allora, abbiamo detto che deve essere più piccolo, quindi deve essere di 15, ecco qua, e con lo snap lo centriamo. Allora, questo è il nostro vuoto praticamente. Abbiamo ancora da fare questo pieno e questo vuoto, quindi dobbiamo fare ulteriori cerchi, Command D, in questo caso sarà di 9. 15 meno 6, 9, gli diamo ancora un altro colore, lo mettiamo al centro e questo sarà di raggio di diametro 3, quindi ancora Alt D e gli diamo un altro colore giallo e facciamo di 3 mm ponendo e qui giustamente al centro, eccolo qua. Allora, abbiamo i nostri moduli pronti per l'utilizzo, per cui possiamo passare allo spazio di lavoro che sarà praticamente la copia di questo
di questi moduli. Allora facciamo una cosa, potremmo duplicare anche direttamente il livello, ma ormai l'ho già preparato lo spazio di lavoro. Lo attivo, cancello un attimo, cioè cancello, nascondo un attimo il moduli e faccio un Ctrl-Alt-V per riposizionare gli oggetti dove servono. Allora, non vado più a toccare qui i moduli fino a che non mi serviranno all'interno del lavoro. Ad esempio, adesso devo creare questo semicerchio, quindi prendo questo e lo riduco a un semicerchio, cliccando con Ctrl qui e qui. Ok. Idem dicasi. Beh, questo posso anche tenerlo così, perché adesso faccio una sottrazione, comando Ctrl meno, e ho il primo elemento. Il primo elemento che aggancio qua giù. Adesso faccio lo stesso con il secondo. Ho questo semicerchio, sempre con Ctrl premuto in modo da avere degli scatti di 15 gradi, e Command meno. Non vi preoccupate se fate una booleana su una forma anziché su un tracciato, perché tanto questo è permesso da Inkscape, ma sappiate che ovviamente il risultato dell'operazione a questo punto non è più un arco, ma è un tracciato. Clicco e trascino. Ok, questo è già il primo passo. Ah, mi sono dimenticato questo tratto di rettangolare. Faccio un Ctrl D, porto giù e lo sistemo anche in altezza. Perfetto. Mancano questi due semicerchi che, fra l'altro, sono uguali. Quindi posso, ad esempio, bisogna vedere di che ampiezza sono, potrebbe essere questo meno questo, ad esempio. Quindi copio i due moduli di interesse e li vado a elaborare sul livello di lavoro. Vediamo un po', ancora è un tracciato, pardon, non un cerchio, quindi Ctrl, semicerchio 1. Ecco qua, dovrebbe essere questo. Ah, a parte che è un quarto di cerchio, pardon, ho sbagliato io. Allora, facciamo un attimo. Ok, quarto di cerchio. E andiamo a fare l'operazione debita e lo andiamo a mettere qui. Non è proprio quello che speravo. E allora evidentemente c'è da fare un altro tipo di operazione. Ok, allora qui si tratta praticamente di di un diametro di 12. Andiamo a cercare il diametro di 12. Esatto, non ce l'abbiamo. Ok, dobbiamo creare ulteriori, credevo fosse questo di 15 in realtà, quindi comandi nei moduli e lo riduciamo a 12. Ok, e dobbiamo avere anche qui uno di 6, il riduttore, diciamo così, di 6. Facciamo questa maniera. Allora, e lo mettiamo all'angolo, non ne vuole sapere, volta sua. Allora. Ok, eccolo qui. Per cui teniamoci questi moduli, Command C, e li riportiamo qui nello spazio di lavoro. Chiudiamo questi moduli. Command V. Ok. No, ovviamente devo ridurlo
al quarto di qui sopra. Vediamo un po' se stavolta ci ho azzeccato. Eccolo qui. Ed eccolo qui. Abbiamo questa nostra figura finita praticamente. Possiamo farla come unione. E togliamo un attimo l'immagine, meglio non scostiamo un attimo, vediamo che l'immagine dà anche una parvenza di 3D e quindi la possiamo ricreare anche noi. Andiamo su 3, mettiamo ok questo strumento, agganci, manteniamo gli agganci ai nodi, e vediamo, togliamo quello alla griglia. Facciamo questo, questo e questo, e gli diamo un colore un po' più scuro. Togliamo, ok. Non è venuto precisissimo. Lo accostiamo qui. Ok. Lo duplichiamo e lo mettiamo anche questo qua. Facciamo un clic su tutti e due. Clicchiamo qui, diamo una sfocatura, se vogliamo possiamo dare anche, diminuire anche un po' l'opacità. Allora, come vedete la sfocatura poi deborda un pochino dal disegno, questo alone e anche qui va sopra la parte che sarebbe in realtà superiore, la parte superiore. Per far questo, per eliminare questo, noi potremmo anche decorrere al clipping, cioè al fissaggio di questa ombra. Però in questo caso è piuttosto semplice, essendo una forma rettangolare, diciamo, l'azione del filtro è su una base rettangolare, noi possiamo aprire l'editor dei filtri. Ecco qui, sfocatura gaussiana. Andare su impostazioni generale filtri, togliere la regione automatica, le coordinate si definiscono al punto di applicazione rispetto all'oggetto, quindi a meno 10 a meno 0,25, quindi più a sinistra e più in alto, mettiamo 0, tutti e due i casi, e mettiamo dimensioni 1, perché in questo caso tratta di percentuali, e vediamo. Esatto, e vediamo che una volta cliccato sopra l'effetto filtro non deborda più. Facciamo lo stesso anche qui, togliamo la regione automatica, questo per evitare il ricorso al clip, al fissaggio, che può lasciare comunque sempre in posizione e la maschera di fissaggio, anche se non la vediamo mai presente, quindi può darci noia. Facciamo solo un movimento, giusto per fare un refresh del filtro. E questa è la nostra immagine. Togliamo un attimo l'immagine di riferimento e cosa si intende per variazione. Che con lo stesso principio io ho creato da questa P una R, ad esempio. Come vedete, utilizzando questa curva qui, che in realtà è metà di questa curva qui, che anche qui è praticamente uguale a questa, ecco, combinando quei pezzi che ho trovato in moduli, vediamo un po', se lo spazio di lavoro, portiamoli un attimino tutti più in là, eccoci qua, portiamolo un pochino su, utilizzando appunto i vari mattoncini, li ho creato appunto questa altra figura, potrebbe essere anche una F, poi
quello che volete. L'importante è utilizzare appunto sempre le stesse figure di riferimento, perché queste figure sono semplici, ma richiedono una certa precisione. E quindi è bene non ricreare sempre ex novo le curve o quant'altro, ma andare a pescare qualcosa che è già stato preparato, magari copiato, copiandolo e modificandolo successivamente in modo sottrattivo, come avete visto fare. È tutto per questo piccolo tutorial, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che queste e molte altre informazioni trovate su Inscapire, la mia guida italiana a Inscape. Grazie.